Un piano britannico per sganciare sulla Germania nazista migliaia di bombe contenenti mortali bacilli contaminati era stato approvato dal primo ministro Winston Churchill nell'estate del 1944. Era denominato Piano Plurima o Piano Q. Oltre 2.700 bombardieri alleati avrebbero dovuto sganciare su Berlino, Amburgo, Stoccarda, Francoforte ed altre città bombe in grado di contaminare la popolazione del carbonchio. Il piano prevedeva la morte di almeno 3 milioni di persone. Se fosse stato portato a termine, Berlino ancora oggi non potrebbe essere abitata. Il progetto fu però sospeso perché nel momento in cui in Gran Bretagna erano state fabbricate abbastanza bombe per attuarlo, le sorti della guerra stavano ormai chiaramente volgendo dalla parte degli alleati. La sua esistenza fu scoperta per caso da un giornalista della BBC consultando alcuni documenti del Public Record Office e rivelata durante il programma televisivo Newsnight. Il piano aveva il completo appoggio di Churchill, come dimostrano alcune lettere indirizzate dal primo ministro britannico ai propri collaboratori. Problemi qui in laboratorio. Sussiste pericolo di contaminazione. Emergenza per la squadra di sicurezza. Ripeto, pericolo di contaminazione. Bloccare le... Nessuno, tranne la squadra di sicurezza, si avvicini al laboratorio. Ripeto, nessuno entri in laboratorio. Chiamare immediatamente il professore Adams e il professore Vince. Attuare tutte le misure di emergenza. Come presidente della Chemical direi che... Sì, il rapporto mi sembra soddisfacente. Al ministero non dovrebbero fare difficoltà. Eviterei solo l'accenno al pericolo di contaminazione, anche per non creare inutili allarmi. È impossibile, signor Milton. Non dimentichi che la popolazione di Newton sospetta qualcosa. Già, è vero. E direi che è decisamente contraria al tipo di esperimenti che conduciamo. Farò in modo che non lo sappiano. In fondo è stato un incidente. Ma è spiegabile, almeno per ora. Vero, Vince? Oh, certo. Non complichi le cose, Jane. Siamo già in ritardo con i programmi. Vi prego solo di lasciar fare a me. Se il professore Adams è d'accordo, lo siamo anche noi. Lo immaginavo. Il problema è sempre il professor Adams. Ciao, Sheila. Ciao, Duke. Sei stata da tua sorella? Sì. Al solito. Ma ho i minuti contati. Andiamo? D'accordo, okay. Ma facciamo presto, ok?
Questi sono i dati del laboratorio. Il problema non è nella scomparsa del professore Adams. Questo non è il primo weekend che passa a pescare. Il problema è nella scomparsa della cavia, presidente. Si spieghi. Teoricamente il vaccino potrebbe aver provocato in quella cavia un'alterazione genetica, signore. Probabilmente le sue dimensioni sono diventate impensabili come la sua ferocia. Dimensioni? Ad esempio come quelle di un cane o di un leone. Per ora la sua ipotesi. Ci vogliono ancora un paio di ore per elaborare tutti i dati. Ma non si faccia troppe illusioni. Il professore Adams ci faceva annotare solo la metodologia dei suoi esperimenti, non le conclusioni. Presidente, le assicuro che Vince ed io non sappiamo quasi niente del nuovo vaccino. Cerchiamo di non perdere la testa. La chimica l'è chiusa fino a lunedì e il personale non sa quello che è successo, quindi non può diffondere nessuna notizia. Ma, signor Milton, dimentica gli uomini della squadra di sicurezza. Ah, già. Mettetevi subito al lavoro. Io intanto cercherò di rintracciare il professor Adams e prenderò contatto con il sergente O'Brien perché metta in moto la polizia locale. Sì? Sì, è qui, lo mando subito. Certo, signore. Avanti, spicciati, sergente. Il colonnello vuole vedere subito quel dossier, capito? D'accordo. Conosce Newton, capitano? Qui c'è scritto pericolo di contaminazione. Beh, forse. Comunque, il primo ministro ha sollecitato il rapporto sul piano plurima dopo quella interrogazione in Parlamento. Ma la chemical fanno i misteriosi. E il professor Adams? Già, il professore, posso capirlo, è uno scienziato e vuole certezze. Ma anche Milton ci vorrebbe fuori dai piedi. Ufficialmente la chemical produce solo aspirine e antibiotici. Per lui il piano plurima è solo una grossa grana. Può sopportarla. Ci guadagna su 10 milioni in forniture dal governo. Qualche ora fa c'è stato uno strano incidente nel laboratorio e il professor Adams, l'unico che può dare una spiegazione, è irreperibile. È andato a pesca. E lei ci crede? Capitano, se lo facessi non dovrei dirigere la sezione dei servizi di sicurezza, ma la stazione Vittoria. Vado. Colonnello, chi è la guardia del corpo di Adams? Henry Smith. Sì? Sergente, abbiamo rinvenuto il corpo del... Uno spettacolo terribile. Venga, l'accompagno. Guardi, non avrei mai pensato che un essere umano potesse arrivare a tanto. Una morte orribile. Non capisco che cosa ha usato l'assassino. Sembra passata dentro un tritacarne. Dottore, voglio i risultati dell'autopsia, subito. Certo. Questo è un caso nostro. E voglio l'assassino prima che si rifugi dietro l'alibi di qualche psichiatra londinese. Lo voglio io. E sarebbe stato uno come lui a combinare questo macello? Ci sono cose che vanno al di là della scienza. Ci vuole tempo perché la ragione le accetti come possibili. Capisco. Le dispiace se la chiamo Jane? Mi dispiace se non lo fai. Bene. Che mi dici del professor Adams? Per voi certa gente diventa importante solo quando scompare. Allora, che ne dici di sparire? Beh, secondo te il professore starebbe lottando con una trota. Dopo la biologia, la pesca è il suo più grande amore.
Non è questo il modo di trattare una signora. Tu dovevi restare in macchina, Lady Jane. È pericoloso disobbedire. Sarà meglio fare un po' di luce, hm? Beh, sembra proprio che ci sia tutto. No, non tutto. Manca il suo vecchio giaccone militare. Interessante. Non se lo toglie mai quando viene qui. Forse è il caso di dare un'occhiata di sopra. Lo riconosci? Certo, Smith. La guardia del corpo del professore. Già, lo conoscevo anch'io. Andiamo. Oggi avete cantato molto bene. Andate. Però prima ho qualcosa per voi. Prendi a te, una per te e salutami la mamma, eh? Mi raccomando, fai il bravo. Ci vediamo domani. E tu studia. Ciao, a domani. Andate, ragazzi, preparatevi per la cena. Lavatevi bene le mani, la faccia e poi di corsa a tavola, capito? Mi raccomando, sbrigatevi. Molto bene. Ehi! Non dimenticate niente? Venite a prenderle. Ci sono anche per voi. Calma, calma. Ci sono per tutti. A te, a te. Questa sostanza trovata sul corpo di Smith ha una composizione cellulare sconosciuta. Non è questo il punto, Jane. Secondo me c'è un nesso tra gli omicidi avvenuti, l'incidente in laboratorio e la scomparsa del professore. Forse, ma devi provarlo. Senti, Jane, per scoprire la verità, tu devi collaborare con me. E credimi, è più importante del buon nome del tuo caro professor Adams. Ti aspettano nello studio del professor Milton. Mi ha chiamato, signore? Sì, entri. Capitano Kirk, il sergente O'Brien. Salve. Mi hanno già messo al corrente, capitano. Spero di poterla aiutare. Non da solo, spero. Beh, mi dispiace, ma ho soltanto due uomini. E sono già impegnati con un folle che fa pezzi la gente. Sì, certo. La ringrazio, capisco, moltissimo, sergente, per aver seguito i miei consigli. Non dobbiamo diffondere il panico. E soprattutto dobbiamo impedire che piombino qui giornalisti a caccia di notizie sensazionali. Certo, ma la gente va avvertita comunque. Sì, ma preferiamo rischiare. E lei, capitano, è l'ultima persona alla quale devo ricordare che il piano plurima è coperto dalla massima segretezza. Avanti. Oh, mi scusi, signore. Oh, no, entri, entri. Come sta, capitano? Bene, grazie. Sergente O'Brien. Salve. Abbiamo completato i controlli, signore, ma forse è meglio che ritorni più tardi. Ma no, parli, parli pure. Non voglio che questi signori pensino che abbiamo qualcosa da nascondere. Come vuole. Abbiamo immesso nel computer tutte le notizie che è stato possibile raccogliere riguardo agli esperimenti del professore sul nuovo vaccino e, come avevo previsto, la risposta è stata dati insufficienti. Dati insufficienti? Se lo desidera, può controllare lei stesso. Vogliate scusarmi? Con permesso. Venga, professore.
Sono dei pessimi attori. Non trovi? Che sta insinuando? Non ne sono sicuro, ma credo che esista un legame tra l'incidente al laboratorio, la scomparsa del professor Adams e quegli omicidi. Sergente, la prima cosa da fare è trovare il professore. Come vede, l'area è molto estesa. Per fare una battuta servirebbero dei volontari, ma sarei costretto a dare delle spiegazioni e seminerei il panico tra la popolazione. Già, ma non è il guaio peggiore. Abbiamo poco tempo. Per cosa, capitano? Troviamo Adams e lo saprà, ok? Pronto? Ah, sei tu, Cicino. Che bella sorpresa. No, no, non mi hai svegliata. Stavo andando sotto la doccia. Non dovevamo sentirci domani. Come sei focoso. Ma sì, stai tranquillo. Certo che ti aspetto. Sbrigati. Ciao. Vedere, l'assassino ha usato la stessa tecnica del caso Sheila. Osservi questa foto. Guardi. C'è la stessa sostanza verde. Quindi per lei non ci sono dubbi. L'uomo che assassinò Sheila è lo stesso che ha ucciso Rune. È così, sergente. E c'è anche qualcos'altro. Non ha notato che in entrambi i casi c'era una mancanza quasi totale di sangue? Nel caso di Sheila era più che normale. Il terreno lo aveva assorbito tutto. E questa volta l'assassina avrebbe ripulito. Alcuni maniaci lo fanno. Anche se lei non tesi del maniaco. E lei, dottor? Non saprei. Le ferite sembra siano state provocate da un animale. E poi ci sono quelle piaghe. Direi che sono ustioni causate da quella sostanza verdastra. Delle ustioni. Oppure potrebbero essere radiazioni. I sintomi sono identici a quelli provocati dalla radioattività. È evidente che l'assassino, sia uomo o animale, è contaminato. E il sangue potrebbe averlo bevuto lui. Può passare.
Ha letto il giornale stamattina? Sì, ed è scandaloso. Ma non si può fermare la stampa. Comunque ho mandato qualcuno ad occuparsene. Signore! Ah, è lei, Radge. Le presento Frey, della Protezione Civile. Molto lieto. Piacere. L'ho fatta chiamare per quello che sta succedendo a Newton. Ci sono delle novità. Dottore, lo metta al corrente della situazione. Certo. Abbiamo ricevuto da un medico delle colture, nelle quali è presente un virus. Un nuovo tipo di virus. Lo stiamo ancora studiando, ma una cosa è certa. Quel virus è inattaccabile e molto pericoloso. Forse stanno sperimentando una nuova arma batteriologica. Ora basta, dottore. La ringrazio molto. Può andare, dottore. Ci beviamo sopra qualcosa, Radice. Come avrà già capito, colonnello, non abbiamo fatto sapere a nessuno che Adams era quasi giunto alla conclusione dell'esperimento. Naturalmente, signore. Prego. Vede, colonnello, conoscevamo in precedenza i rischi che il piano Plurima avrebbe comportato, ma dovevamo sperimentarlo. Purtroppo qualcosa non ha funzionato come doveva e adesso si profila una catastrofe di proporzioni gigantesche. Crede che siamo già arrivati a quel signore? 3 minuti fa la prima fase del piano Q è entrata in esecuzione. Ma signore, sa cosa significa il piano Q? È l'isolamento, lo sterminio totale di una popolazione. Bambini, donne, animali compresi. Tutti condannati a morte senza processo. Lei non può aver dato il via a... Non vada oltre, signore. Lasci a me la responsabilità del caso. Signore, ricordi che ci sono in gioco centinaia di vite umane. Radge, per favore, si controlli. Non è la prima volta che corriamo certi rischi. Prevede che scatti anche la seconda fase? Io di sì, colonnello. Fortunatamente non toccherà a me far scattare l'ora zero, ma a qualcuno più in alto di noi. E come la mettiamo con la stampa, signore? Mi occuperò io stesso. E pensa che sarà possibile? L'arrivo dei militari a Newton desterà molti sospetti. Manderemo un comunicato, sì, un attacco simulato. E lei penserà ai dettagli, colonnello. Sarà fatto, signore. Preparate il posto di blocco. Muovetevi, presto. Preparate il posto di blocco. Così si crea il problema di mettere in quarantena l'intera popolazione. Ma ha letto il mio rapporto, colonnello? Bisogna dichiarare lo stato di emergenza. Certo, certo. Avete scoperto qualcosa sul virus e il professor Adams? Il professore è scomparso. Il virus no. Colonnello, questo virus è mortale. Lo so, per questo ho telefonato. Ci sono altre notizie? Signore, si rende conto che questa sarebbe la prima volta che deve usare il piano Q? Cosa vuol dire, capitano? Sa esattamente quello che voglio dire. Stia calmo, non si allarmi. Le autorità mi hanno assicurato che non ce ne sarà bisogno. E se non fosse così,
se si propagasse il contagio. Questa città potrebbe diventare una tomba. Oh, per l'amor di Dio. Cerchiamo di evitare il panico. Lei sa molto bene che è l'unico che può affrontare degnamente questa situazione. Non sono Superman, colonnello. Oh, la smetta, capitano. Deve eliminare la fonte del contagio. Perché è in pericolo la vita di tutti noi. Nessuno deve entrare e uscire dalla città. Sparate se è necessario. Ripeto, sparate se è necessario. Intesi, capitano? Sì, signore. Ho capito. Pronto? Di guardia. Signor Ece. Anche il suono funziona? No, stavo parlando e Zach, più niente. Che strano. Arrivederci. Questo posto mette i brividi. Eh già. Lei crede che qui troveremo il professor Adams? Non penso che sia ancora vivo. Diamo un'occhiata anche lì. Stia attento, è pericolante. Da quella parte. Ma è mostruoso. Al cinema. Beh, se non sbaglio l'hai scelto proprio tu. Eh sì, ma vedi. Dai, su. Va bene, andiamo. Thank you.
Questo è solo l'anticipo. Se vorrai anche il resto, dovrai guadagnartelo. Cos'altro vuoi adesso? Uno di quegli enormi gelati che prendiamo sempre al Jumbo Bar. Ma è lontanissimo. Ci metterò un sacco di tempo. No, è in fondo alla strada. Ne varrà la pena, vedrai. Ho in mente un ringraziamento molto particolare. Mm. Ma è una promessa? Mm. Lasciate passare. Avanti, fate largo. Largo. Tessie. Dirci che cosa è successo. Perché ci avete isolato? Il telefono e la televisione non funzionano. Perché, sergente? Risponda. Calma, calma, signori.
Appena saprò qualcosa vi informerò. Fatemi passare. No, signore. Lei non se ne va fino a che non ci avrà detto tutto quello che Tornatevene a casa. Siamo in stato di emergenza. Se saprò qualcosa vi informerò. No, mi sembra troppo semplice scaricarci così. Un momento. Vogliamo sapere un momento. Che succede. Non peggioriamo la situazione. Sergente, avanti, ci dica quello che sta succedendo. Esatto, ce lo dica quello che sta succedendo. E tu, Morris, stai zitto. Non rendere le cose più difficili. Sergente, per favore. No, lo vede che ce lo mettono sempre in quel posto. Sergente, per favore. Sì, andare avanti così. Adesso basta. Calmatevi. Qui rischiamo di fare tutti la fine del topo. Allora, vuoi informarci, per favore? Ora basta. Avanti. Le dico che devo parlare assolutamente con il ministro. Ma non è possibile che non riusciate a rintracciarlo. No, senta. Le dica che si tratta del piano plurima. Sì. Io resto a casa. La prego di farmi chiamare. Grazie. Ci sei, papà? Ciao. Ciao. Come va, bellezze? Vi siete divertite? Sì, è stato stupendo. Davvero? Sai, papà, sembra che ci sia in giro un pazzo o qualcosa del genere. Sì, è vero. Avanti, su, andate a prepararvi per la cena. Sì, d'accordo. Su. Ciao, papà. Ciao. 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 Sei riuscito a parlare col ministro? No. Non ancora. Pensi che ci sia veramente pericolo? Non lo so, cara. Ad ogni modo, credo che sarà meglio che voi andiate a Londra. E tu? Oh, lo farei volentieri. Verrò appena salta fuori quel dannato Adams. Edizione straordinaria. Ultimissime. Sciagura a Newtown. La polizia è impotente. Grave pericolo alla Chemical Corporation. Panico tra la popolazione di Newtown. Mobilitato l'esercito. Sono io, signore. Sì, li ho appena letti. Avevo dato disposizioni. Ma certo, signore. Dobbiamo sacrificare delle vite oggi per salvarne milioni. È proprio questo il problema. 12 ore? Certo, signore. Potrebbero essere troppe, ma credo che il cordone di sicurezza reggerà. Stia tranquillo. La terrò informata. Signori, l'ora zero è stata fissata esattamente per le 5 di domani mattina. Per Dio, Jane, ma perché non ti arrendi all'evidenza? D'accordo, Kirk. È probabile che quel virus alteri la materia vivente, ma voglio controllare. Senti, c'era un solo uomo che lavorava direttamente a quell'esperimento, il tuo caro professor Adams. Perché non vuoi ammetterlo? È lui l'essere mostruoso che sbrana le sue vittime e si alimenta bevendo il loro sangue. Te lo spiego per l'ultima volta. Per ora non ci sono prove. Io devo soltanto scoprire se questo è contagioso. Tutto qui. Jay. Smith, chiama subito il comando di contea. Sì, signore. Prepariamoci al peggio. La linea è stata tagliata. Che sta succedendo? Stiamo diventando tutti pazzi. No, lo stato di emergenza non mi riguarda. Mi dispiace. Voglio che la mia famiglia possa lasciare Newton. No, ho detto no. Non mi interessa. Ma si faccia dare l'autorizzazione dal primo ministro, da sua maestà, da chi le pare, altrimenti... Convocherò tutta la stampa nazionale e internazionale, così tutti saranno informati quale tipo di ricerche vengono fatte con i soldi dei contribuenti. D'accordo?
Pronto? 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 James? James? Che succede? Un'altra vittima? Le spiegherò tutto strada facendo, capitano. I cittadini sono in preda al panico, alcuni sono addirittura armati. Se i soldati non li lasciano passare, non so che succederà. Ascolti, quei militari avranno sicuramente una radio. Si metta in contatto con i grandi di Londra per togliere il blocco. Non ci speri. Guardi, eccoli là. Cerchiamo di evitare il peggio. Ehi, sergente. Sì. Guarda.
che lo dice la direttiva. Tornate indietro, c'è un blocco militare, hanno l'ordine di non far passare. Ai posti. Presto. Sbrigatevi. Avanti. È un'esercitazione simulata, non c'è nessun pericolo. Tornate a casa. Attacca il magnetofono. Subito, signore. Attenzione, attenzione. Il colonnello Radic del servizio informativo. Per motivi di sicurezza nazionale dovrete rimanere in isolamento per un periodo non superiore ai 20 giorni. Ripeto, dovrete rimanere in isolamento per un periodo non superiore ai 20 giorni. Attenzione, attenzione. Se cercherete di forzare il blocco saremo cosarare. State calmi. Chiediamo la vostra collaborazione perché non succedano incidenti. Quello che facciamo è per la vostra sicurezza. Ripeto, quello che facciamo è per la vostra sicurezza. Avete sentito, non c'è nessun pericolo. Tra poco sarà tutto finito. Spara un bengala di preavviso. Spiegare niente. Rientrate in macchina, tornate in città. Non ci proverei se fossi in te. Ok, ok. Fai come ti pare. Vai pure. Spara 10 metri avanti alla macchina. Sì, sergente. Spara gli addosso. Spara! Niente di grave, su andiamo. D'accordo. Chi è? Siamo noi, apri. Che è successo? Perché siete tornati? Al posto di blocco non ci hanno fatto passare. Salite, su. Thank you.
La chiamano semplicemente operazione di bonifica, ma in realtà cancelleranno nella zona ogni cosa. Uomini, animali, ogni essere vivente. Ma è tremendo. Nella logica dei militari è l'unica maniera sicura perché non si diffonda il virus. Per loro è matematico. Meglio far morire 1000 persone oggi che qualche milione domani. Ci deve essere un modo per fermarli. Forse dandogli la certezza che possiamo debellare il virus, ma dobbiamo farlo entro 5 ore. Naturalmente è top secret. Certo, capitano. Mi raccomando. Agendo sulla tensione cellulare della sostanza rinvenuta sul corpo delle vittime, si può bloccare la prolificazione. Hai trovato l'antidoto? In teoria sì. Che significa? Bene, sergente. Che dobbiamo aspettare la reazione della Kagan, dalle 3 alle 4 ore. Per quanto ne sappiamo, Adams è l'unico portatore del virus, giusto? Sì, visto che le sue vittime sono morte. E così, eliminando lui, si blocca automaticamente il pericolo di contagio. Credo di sì, Kirk. Mi dispiace. Ma dobbiamo farlo. O'Brien, ciao. Andiamo. Che volete da me? Non ho fatto niente io. No, non ho fatto niente. Tornatene a casa. Lei, capo. Sì, ne vuole un goccio. Ne vuole Sono un goccio. Fino a casa. Sergento Brian, sergento Brian. Urge sua presenza a Villa Mia. Perché non bevi con me? Qui, sergente O'Brien, passo. Ricevuto. È successo qualcosa a Villa Mia. Andiamo. Ciao!
capitano. Il sergente l'aspetta giù in cantina. D'accordo, prendi questa. Novità, sergente? Deve essere fuggito da qui. I miei uomini non l'hanno visto uscire. Osservi, ci sono tracce di sangue e di quella sostanza verde. Mi ha scaricato addosso il fucile. Pallottole da caccia grossa. Allora, cosa serve per ammazzarlo? Un missile? Cosa vuol fare? Beh, seguirlo. Glielo proibisco, è una pazzia. E anche se lo trova, come spera di ucciderlo? Non lo so, ma non ho scelta. Andiamo. Suo amico? Peggio per te. Tutto bene, Kirk? Sì, credo di sì. Ma è ferito? No, è solo sangue del mostro. Non me la sono sentita di lasciarla solo. Oh, Brian, è arrivato al momento giusto. La fabbrica abbandonata, la casa di ronda, il cinema e Villa Milton. Beh, ora sappiamo come fa a spostarsi da una parte all'altra della città. Senta, capitano, questo sottosuolo è pieno di cunicoli che si intrecciano con la rete fognaria. Sono i resti di un'antica cloaca romana. Questa città era una vecchia... E insomma, quante uscite ci sono? Tutto intorno alla città, capitano. Buonasera, comandante. Sera, Ross. Ecco il piano di volo. Torre di controllo a Canguro 729. Avviare il controllo manuale. Passo. Procedi, Ross. Bene, comandante. Canguro 729, chiedo autorizzazione rullaggio. Passo.
Torre di controllo a Canguro 729, autorizzato su pista 3, passo. Il carico, Ross. Carico completato, comandante. Bene, via con i motori. Parti. Se abbiamo finito, vedrà, da qui non potrà più uscire. Questo è poco ma sicuro. Ora bisogna stanarlo. Il problema è come farlo. Forse con il fuoco. No, no. Aspetti. E se lo riempissimo di sostanze velenose, la chemical dovrebbe averle. Chemical? Ah, è vero, non ci ho pensato. Hanno persino di meglio lì, sergente. Venga con me, anche lei, andiamo. Guarda, con la caglia ha funzionato. Ora dobbiamo tentare di salvare Adam. Oh no, Jane, ragiona. È impossibile. Non possiamo avvicinarlo nelle condizioni in cui si trova. Ci penserò io. Non farai niente del genere. Ascoltami bene, caro Kirk. Ho trovato l'antidoto e sono sicura che funziona. Sulla caglia basta un'ora per agire. Su un uomo penso basteranno circa 3 o 4 ore. Ci tieni proprio così tanto al professor Adams, vero? Non sono io che ci tengo, Kirk, ma l'umanità intera. Mi dispiace, non abbiamo tempo. Perché? Perché tra un'ora e mezza saremo morti. Ho capito, grazie. È tutto pronto, signore. L'aereo decollerà all'ora stabilita da noi, ufficialmente per un normale volo di addestramento sul mare del Nord. E la meccanica dell'incidente? Alle 7.50 si troverà a 30 miglia dalla costa e a 2 minuti dall'obiettivo. È allora che teoricamente entrerà in avaria. I piloti si lanceranno con il paracadute dopo aver innestato il pilota automatico. E come precisione? Stessa di un missile, signore. Una precilimetrica. Ottimo lavoro, Radji. Grazie, signore. Canguro 729 a torre di controllo. Chiedo autorizzazione al decollo. Passo. Torre di controllo a Canguro 729. Precedenza assoluta a decollo. Il comandante è autorizzato ad aprire la busta degli ordini. Vento calmo da nord-ovest. Temperatura 15 gradi. Passo. Qualcosa non va, comandante? No, niente, i soliti ordini. Andiamo. Lanceranno una bomba al gas nervino, è inaudito. Credono davvero che l'opinione pubblica accetti questa infamia? Sanno quello che fanno. È un sabotaggio che passerà per un incidente. Ed è difficile che ci siano testimoni in una tomba. Ma è atroce, disumano. È la logica del potere, non dimenticarlo. Professore, mi accompagna alla camera blindata. Voglio 2 unità di Necron. Com'è possibile? Come fa a saperlo? No, non ci speri, a meno che lei non mi costringa con la forza. Per favore, Kirk, lasciami tentare. Posso ancora salvarlo. No, là sotto non ci vieni. Tu stai qui. Sull'obiettivo, comandante.
È questa la biforcazione per le fogne? Sì. Agente, via qua. I condotti di scarico scendono direttamente nella rete fognaria. Li conosco perfettamente, anche il professor Adams. Abbiamo fatto parte della commissione di collaudo. Bene, voi due andate di là. Lei venga con me. Andiamo. Capitano, ha sentito? Deve essere davanti a noi. Andiamo. Ascolti, posso farle una domanda, capitano? Avanti. Perché è rimasto con noi? Si sarebbe salvato. Adams puzza come questo posto. Voglio vederlo morto. Sì, sergente, parli. Trovato qualcosa? Passo. No, ancora niente. Manteniamo il contatto. D'accordo, sergente. Passo e chiudo. Andiamo. Thank you.
Qui non si può più respirare, capitano. Sì, hai ragione, ma bisogna continuare. Dammi la radio. Tenga. O'Brien! Dica, capitano. Ha trovato qualche traccia? No, non ho visto niente. Ma Smith non può proseguire. Dobbiamo farcela. Abbiamo soltanto mezz'ora. Stiamo inalando veleno. A Cristo, non potete fermarvi ora. Arrivo, Kirk. Smith, esci da qui finché sei in tempo. Io vado. Vieni avanti, ci siamo. Professore. Professore. Attento. È rotta. Io devo andare. Tu chiama O'Brien, va bene? No, capitano, voglio proseguire con lei. Pronto, capitano? Kirk! Sergente, risponda, per favore. Sergente! Sergente, risponda! Sergente, risponda! Professor Adams? Professore? Professore, so che è qui. Esca, per favore. Non mi riconosce. Sono Jane. Jane, sono la sua assistente. Deve aver fiducia in me. Sono venuta per aiutarla. Mi creda, professore. Non voglio farle del male. Professore, la stanno cercando. Vogliono ucciderla. Guardi, ho con me l'antidoto. Mi lasci provare. Si avvicini, professore. Allora mi capisce. Oh.
Jane, dove sei? No, Kim! Kirk, dove sei? Andiamo, Jane, presto. Al posto di blocco. Dobbiamo avvisare Londra. Qui Canguro 729, rispondete. Qui Canguro 729, rispondete. Rispondete, sporchi fetenti. Preparati ad abbandonare l'aereo. Cosa, comandante? Hai capito benissimo. Questi sono gli ordini. Ma cosa trasportiamo? Basta, per Dio. Sta pronto col pilota automatico. Sì. Pilota automatico. Comandante, ascolti. Ross, si torna a casa. Ah.